Allora, anche oggi, nel piacevole e devo dire francamente amena. Che questa è una è veramente un posto piacevolissimo. Ah, aspetta, che lo devo far vedere, perché per l'altra volta non l'abbiamo fatto vedere. Anche perché, ecco, fallo vedere, anche perché aspetta, che lo faccio vedere. Ci ho messo lo zampino anch'io qui, perché qui lo c'era. Lo faccio vedere. Sì. Qui c'era uno spiazzo assolutamente inutilizzato, ovviamente utilizzato per scarica di rifiuti, carcasse di macchine, e qui gli zingari ci venivano a correre con le macchine rubate, perché gli zingari sono dei buon tepponi, invece di andare a rivendere le macchine rubate venivano qui a sfasciare, giravano, facevano una specie di Le Mans, capito? Poi una volta che erano scassate, erano rotte, qui le lasciavano. Dopodiché io mi interessai della questione con l'aiuto di Teleroma 56, facemmo una serie di programmi qui, venimmo a vedere questo posto, eccetera, eccetera, e siccome il posto dovrebbe essere ancora di proprietà del CONI, creammo dei problemi al CONI, fin tanto che il CONI non si decise a cambiare questo posto, facendolo diventare veramente un piccolo paradiso. Questo a dimostrare di quanto sia facile cambiare l'ambiente, migliorare le cose, visto che stiamo parlando appunto dello schifo, della vergogna di questi rifiuti. Ne parleremo poi, cari amici, in maniera più dettagliata. Basti oggi fare due considerazioni. La prima riguarda il fatto che la storia dei rifiuti non è un qualcosa che è nato oggi o ieri. Dietro c'è un giro di affari spaventoso, ricatti di carattere mafioso. Circa 4 miliardi e mezzo, 5 di euro di movimento economico. Esattamente, senza dire quello che si potrebbe fare con il recupero di quel materiale, cosa che non si esattamente, vuole assolutamente esattamente fare. Il doppio. Esattamente. Primo. Secondo, dietro ci sono tutta una serie di incompetenze, di traffici illeciti, di comportamenti burocratici ignobili, di normative... Tangenti su ogni passaggio, sì, e ogni possibile gara d'appalto. Di normative nazionali, provinciali... Disattese, eluse, rese nulle, inutili. regionali che... si collidono l'un con l'altra e contro la legge, il codice civile, il codice penale. È una cosa allucinante che prima o poi verrà fuori, questo lo diciamo. Non solo, anche con la Costituzione, perché l'articolo 31 e 32, se mi ricordo bene, o li ritorni attorno al 30, si parla chiaramente della salute pubblica, e questi figli di puttana, Androcchia, come li volete chiamare voi, rendono la gestione di quello che dovrebbe essere un passaggio diciamo di forma semplicemente momentaneo del materiale da riciclare, perché viene diciamo reso obsoleto una volta usato, ma poi è possibile con la tecnologia attuale riutilizzare e riciclare tutto, praticamente tutto, esattamente tutto. E questo invece no, che cosa fanno? Disperdono nell'ambiente, con danno doppio, anzi triplo, perché non riciclano, quindi creano danno all'ambiente, non creano indotto, non creano lavoro, non creano economia, non creano nuova riutilizzazione di beni che possono essere utilizzati in altri settori, ma che così non essendo realizzati devono essere acquistati ex novo, mettendo a repentaglio le foreste, mettendo a repentaglio le risorse minerarie, dei vari minerali, eccetera, eccetera. Non la faccio lunga. È una gestione assolutamente demenziale, no, oltre ai criminali. Demenziale e criminale, ma soprattutto la cosa più bella, come dicevo, il rimpallo tra questi vari consiglieri politici,
tra questi amministratori di non si sa bene che cosa, di consiglieri comunali, provinciali, regionali, col miscuglio tra Roma città metropolitana, stavo per dire Roma città aperta, Roma capitale, Roma non capitale, leggi che si elidono sistematicamente tra consiglieri di loro, eletti e non eletti, norme provinciali che sono leggi, superate dalle norme leggi regionali, 265, 277 del tutto eluse nel momento del diritto di votazione, quando avrebbero dovuto essere interpellati circa 20 milioni di italiani che sono stati estromessi dal diritto di voto, e questo non lo dice mai nessuno. Non c'è un giornale che abbia fatto uno scandalo, fanno gli scandali sulle cazzate delle demenziali della Raggi o dei grullini, ma nemmeno, no? ma lo fanno il battaggio pubblicitario su questa cazzata, quando su una cosa così grave e importante non dicono una parola. Questo per dire il grado di mistificazione e di collusione da parte dei giornali, adesso poi del TG, del CG1, TG2 e TG3, figuriamoci che cazzo adesso succede. L'abbiamo letto. Dopo l'imposizione dei direttori e l'ostromissione dei giornalisti da parte di questi infami controllati da Warburg, Morgan, Rothschild, eccetera. Morgan Stanley e compagnia cantante. Ne abbiamo parlato ieri, se gli amici vogliono avere ulteriori informazioni basta che vadano a vedere il video che abbiamo fatto ieri a Villa Torlonia. Allora, prima di concludere questo piccolo discorsetto, questo piccolo preambolo, e prima di entrare a fare la solita rassegna stampa, voglio fare una piccola nota ulteriore. Di fronte a questo schifo, ritorno a ripetere, lo schifo dei rifiuti non è qualcosa che è esclusivamente relativo ai rifiuti stessi o al non riciclaggio dei medesimi, è qualcosa che attiene all'igiene, cioè attiene alla sopravvivenza, tant'è vero che probabilmente, avendo visto un nostro video oggi, o avendo avuto settore che era, sì, qualcuno aveva parlato di questo, esatto, argomento, esatto, hanno cercato di pararsi il culo. Sì, e proprio oggi al TG2 hanno riportato le dichiarazioni, non so più di chi, ma comunque uno degli addetti alla questione del Comune uno di Roma, che rischia il culo, che ha detto ma qui c'è veramente il rischio di epidemia, di epidemie, il rischio igienico, eccetera eccetera. Meno male che qualcuno lo dice, tanto non fanno niente lo stesso. Siccome appunto a furia di non far niente, proprio ieri noi abbiamo fatto vedere anche l'ultimo numero della rivista dell'Ordine Nazionale dei Biologi Italiani. Bene, ci fa piacere fare presente, perché è importante, è una questione di autocoscienza, che qui di fronte a questi problemi non si è mosso nessun ordine professionale, non si è mosso l'Ordine dei Biologi, che pure scrive articoli sulla sua rivista, non si è mosso l'Ordine dei Chimici, che pure è competente su questi argomenti, o dovrebbe esserlo, o pretende di esserlo, non perché si dovevano muovere gli ordini stessi da questo punto di vista, di fronte a questa emergenza. Non si è mosso l'Ordine dei Medici, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Medici, non ha detto niente nessuno. Cioè questi non hanno la minima sensibilità, cioè questi che professionisti sono, se non hanno nessuna sensibilità sull'argomento. Come fanno questi qui a pretendere poi di avere certe prerogative? Non si è mosso il Consiglio Nazionale dei periti industriali, dei periti sulla sicurezza. Questa è una questione di sicurezza. C'è stata anche una assenza, e non mi ha stupito affatto, anche da parte di chi avrebbe dovuto entrare subito nel merito, e che è appunto l'ufficio igiene, sanità e ambiente della ASL di Roma. Anche questo è completamente silenzio e nebbia e palude più stagnante che più non si può. Ci dovevano sentirsi in primo piano, senza bisogno di dover fare delle citazioni. No, loro sono lì a fare a un fa da
sentinella, sì. Cioè dovrebbero essere loro che immediatamente, non appena ci sono le avvisaglie, avvertono la popolazione, indagano e cominciano a procedere. Denunce, no. Denunce su denunce, non ha fatto un cazzo nessuno, non dico poi l'ARPA, quell'ARPA è una meraviglia proprio, sono cose... Carrozzoni che non servono un cazzo. Allora, mi piacerebbe che qualcuno mi denunciasse, siccome noi abbiamo le prove, le tante prove, che a suo tempo prendemmo anche per conto del Codacons, quindi cari amici, voi basta che ci denunciate per calunnia e vedete quello che vi succede. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto, parlando di inadempienze dobbiamo incominciare a parlare di un caso veramente simpatico, e si tratta di questo. Fedele Bisceglia è una cosa che va letta perché è importantissima. È un fratacchione, guardate che faccia simpatica. Da fratacchione? Sì, è una faccia veramente da fratacchione. Questo uomo che c'ha 80 anni. Allora, io messo in croce dai pubblici ministeri che si sentono come Dio. Allora, se la sorpresa con questo, l'hanno accusato di aver violentato una suora. Che sarebbe la prima volta che un fratacchione violenta una suora. Vabbè, violenta. Beh. Allora, però il bello è quello che ne consegue, perché è veramente simpatico. Poveraccio è andato avanti per il monaco di D'Avelletri. Fracazzo D'Avelletri. Sì, il famoso fracazzo. Oppure il romito di Poggi Bonsi, che non cagava ma sputava stronzi. Allora. Fedele Bisceglia, un uomo della faccia di una simpatia, dopo non sai quanta tortura, alla fine l'hanno scagionato. Cioè, in una cosa di questo genere, negli Stati Uniti l'avrebbero scagionato in una settimana. Allora, il suo è l'assessorato, l'hanno fatto assessore! No, ma era quel fratacchione che andava alle partite di calcio, quello? Ma non so se mi sa che è quello. Quello che qui l'hanno accusato di avere violentato una suora, eccolo. Il suo è l'assessorato col nome più lungo della storia degli assessorati italiani. Ma questo è bello, è bellissimo. Pensa che assessorato gli hanno dato. L'inventiva proprio. Contrasto alle povertà, al disagio, alla miseria umana e materiale, al pregiudizio razziale e religioso, alla discriminazione sociale degli invisibili e degli ultimi. Oh cavolo! Cazzarola, è un poema! Qui ci vuole Dante! Dante, Petrarca e Boccaccio! Anzi, Boccaccio di sicuro, sì, perché sì. È Boccaccio, che cazzo, la storia della violenza alla suora. Ma tanto, voglio dire, lui avrebbe violentato una suora, che ne so, all'età di 70 anni, 65 anni. Già la difficoltà di svestire una suora. Perché non è insieme, cazzo, vedi? Allora, a meno che non si sveste lei è un po' difficile. Sì, e beh, dicono sempre che sono state violentate. Mi basterebbe dire, ma chi t'ha svestita te, capito? Oh, vabbè, lasciamole stare queste povere sorrire. Ricordiamoci sempre che, ti ricordi che Wojtyla chiese ufficialmente perdono alle suore, a tutte le suore che sono state violentate dai vescovi. Ricordiamocelo, l'ha chiesto ufficialmente perdono alle suore violentate dai vescovi, e per fortuna che ci sono dei vescovi che sono mascoli, e poi quelli froci, sai che storie. Allora, in sintesi, assessorato alla povertà, per ricoprire la pauperistica carica nella nuova giunta comunale di Cosenza, il sindaco Mario Chiuto, molto lungimirante essendo Chiuto, lungimirante primo cittadino del capoluogo calabrese, ha scelto padre Fedele Bisceglia. L'anno prossimo il frate compirà 80 anni, gli ultimi 10 li ha trascorsi difendendosi da un'accusa infamante, aver violentato la suora. Accusa infondata, considerato che 2 mesi fa la Cassazione ha sancito la piena innocenza di padre Fedele. Ma prima di arrivare a lieto fine, fra Bisceglia ne ha passate di tutti i colori, e lo so.
e lo posso immaginare. Prima il carcere, poi gli arresti domiciliari in uno sperduto monastero, magari l'unico abitante di quel monastero tra i tanti abbandonati, ormai quasi tutti sono stati abbandonati. Per lui un curriculum giudiziario movimentatissimo, condanni in primo grado a 9 anni, confermati in appello, verdetto annullato dalla Suprema Corte che dispone un appello bis, assolto nel nuovo processo d'appello, ma questa volta a ricorrere in Cassazione alla Procura di Cosenza, cui gli ermellini danno definitivamente torto. Quindi è stato un accanimento assurdo come al solito, e noi conosciamo sta gente, contro un povero fratacchione che ha diritto, avrebbe diritto anche a qualche ciulata, cioè, anche lui. Al bacio del cordone, ce l'ha il cordone e il fratacchione. Oh. Sentenza passata in giudicato, assolto per non aver commesso il fatto. Padre Fedele, ci sono voluti 10 anni, ma oggi la sua innocenza è stata accertata. È più felice o amareggiato? Avrei preferito morire con un colpo di rupara piuttosto che essere vittima di una tortura psicologica durata dal 2006 al 2016. È vero, è un vero martirio, considerato che la mia estraneità ai fatti poteva e doveva emergere fin dall'inizio. E ha perfettamente ragione il fratacchione. E perché questo non è avvenuto? Me lo sono chiesto ogni giorno per 10 anni, ma senza trovare risposta. Noi sappiamo che hanno accusato un prete qui a Roma, gliel'hanno fatti di tutti i colori, l'hanno accusato di pederastia, è sicuramente falso, ma siccome lui si opponeva a una lottizzazione voluta da Caltagirone, hanno fatto in modo che 2 ragazzotti andassero a accusarlo, lui non si è nemmeno difeso, perché sì, si è difeso, ma era inutile di fronte alla la provocazione, perché la provocazione era fatta da lor signori che dovevano speculare. Se voi volete potete, cari amici, vedere su Accademia della Libertà ben 2 filmati che abbiamo fatto della lottizzazione che riguarda una vera e propria città a Roma Nord, oltre al raccordo anulare, che spiega perfettamente come questo prete, che era un prete veramente bene amato, un prete d'assalto bene amato dalle famiglie che gli facevano fare la comunione, la cresima, il battesimo ai propri figli, venivano anche da lontano per andare alla sua parrocchia, ma si era disgraziatamente messo in difesa, inimicato. Il potere, messo contro il potere vero, palazzinaro, il potere esattamente palazzinaro. Esattamente, sai, questi preti qui, ora che ci siano i preti pedofili lo sappiamo, che quelli che vengono condannati siano gli innocenti è altrettanto vero. No, i pedofili, quelli veri, li semplicemente li cambiano parrocchia e li fanno diventare vescovi, fanno e smorzano la cosa, no? Pagano, risarciscono, esatto, e finisce la li fuori. Fanno diventare vescovi e qualche volta anche cardinali. E perché questo non è avvenuto, me lo sono chiesto ogni giorno per 10 anni, ma senza trovare risposta. Un'idea però se la sarà fatta. Quella povera suora che mi ha accusato era sicuramente manovrata da qualcuno. Manovrata da qualcuno, da chi? Dalla Chiesa, dai giudici e da chissà chi altro. Più chiaro di così è il fratacchio che doveva dire. E perché la Chiesa dovrebbe avercela con lei? Chi come me intende il sacerdozio come missione al servizio dei poveri non si è previsto di buon occhio. Confermiamo. Tanto da organizzare un rompe gli equilibri. Certo. Tanto da organizzare un complotto contro di lei accusandola di aver stuprato una suora? Non ho prove per sostenerlo. E le prove del complotto dei giudici ce l'ha? No. Definisce la sua accusatrice povera suora, quindi non le serba rancore? L'ho perdonata, ma spero che anche lei chieda perdono alla Madonna per quanto ha fatto, per le sofferenze che mi ha inflitto senza motivo. Ha perdonato anche i giudici? No, loro non li perdono, e bravo, dovevano scagionarmi subito. Contro di me non c'era nulla, ma i giudici si sentivano Dio. Ora chi pagherà per i loro sbagli? Nel 2006 mass media e opinione pubblica si schierarono contro di lei dopo la diffusione di intercettazioni con varie donne,
se lo ricorda, vero? E come se me lo ricordo? Fu uno sbaglio parlare al telefono in quel modo, mi pentii subito. Ma quelle frasi non c'entravano nulla con le accuse assurde che mi furono poi rivolte e per le quali ho pagato un prezzo indicibile. Cosa l'ha aiutata a superare i momenti più difficili? Il ricordo di mia madre. L'ho persa quando avevo poco di più di 5 anni e lei appena 33. Era una donna molto religiosa. Con lei ha imparato le prime preghiere, mi baciava sulla guancia e mi diceva che così avrei sentito l'alito dell'amore di Gesù. Cosa l'ha fatto più soffrire nella sua odissea giudiziaria? Tante cose, ma la pugnalata più sanguinosa l'ha inferta il Tribunale della Chiesa, proibendomi di dire messa e di impartire i sacramenti. Ho scritto anche al Papa per supplicarlo di restituirmi la gioia di celebrare l'Eucaristia. È stato costretto a prendere il sacco al chiodo. Ma il saio è niente, ma il cordone no, il saio è la mia pelle, non potranno togliermelo neppure quando sarò morto. Continua la sua battaglia per essere riaccolto in quella sacra famiglia che seguita a considerarla un reprobo. È una sensazione terribile. Mi sento come un pesce che boccheggia in riva al mare. È vero, eh? È vero. Quando questi marpioni ti hanno preso di mira, no? Proprio dietro c'è proprio quello spirito inquisitorio. Vabbè, la distruzione dell'identità. Quello spirito inquisitorio pretesco, no? Tipico, capito? Che ci ricordiamo degli inquisitori che facevano bruciare vivi gli eretici, perché la pensavano diversamente da loro. È lo stesso il principio, devi esercitare lo spirito inquisitorio. È dimostrato che sei innocente, non c'entra niente. Ormai tu per loro sei Satana, sei un nemico, devi essere espulso, devi essere allontanato, devi essere soprattutto guardato con disprezzo, anche poi perché sei un frate. Se eri un monsignore, probabilmente no, qualcosa di più tranquillo. Guarda se a Milingo gli hanno fatto qualcosa. Appunto. Milingo. Giusto Milingo. Ultimamente aveva detto che voleva diventare papa, vi ricordi? Sì. Va bene, bravo Milingo. Ha capito veramente cos'è il papà. Esatto. No, poi, quello è un paraguro. Capito? È una sensazione terribile. Mi sento come un pesce che boccheggia in riva al mare. Un pesce che boccheggia, ma che intanto è stato promosso assessore. Ma che assessore? Resto solo padre fedele. Non mi sono mai montato la testa. Neppure quando ero un abitué dei salotti televisivi. Ogni strumento è buono se il fine è aiutare il prossimo. Io non l'avevo mai visto. Sì, sì, andava alle partite di calcio, era uno, non ricordo. Non sapevo che fosse stato assolto. Ecco. Da oggi dovrà occuparsi istituzionalmente dell'assessorato alla povertà. Ma sono 60 anni che io mi occupo dei poveri. La mia vita non cambia dopo questa nomina. Una nomina che si aspettava? No! Non me l'aspettavo, si figuri che il sindaco è di centrodestra. Dov'è? Mentre io alle ultime amministrative ho votato per la sinistra. Dove era? A cosa? Al comune di Cosenza. Mm-hmm. Cosenza, mm-hmm. Mica l'ultima città. Allora. E nonostante questo il sindaco l'ha voluta in giunta, sì, una scelta che ha sorpreso anche me. Beh, interessante, interessante questa intervista. Quali sono le sue priorità politiche? Non voglio più vedere gente che rovista tra i rifiuti per cercare qualcosa da mangiare. Vieni a Roma allora. E tutti devono avere un letto al coperto. Nessuno deve dormire sotto i ponti. Io l'ho fatto per mesi e su cosa si prova. Ha dormito sotto i ponti? Sì, insieme ai barboni. Ero il loro confessore. Mi consideravano un amico. Quanto guadagnerà da assessore? Neanche un euro. Se mi daranno qualcosa, la devolverò ai poveri. Anche loro hanno diritto a un reddito minimo di cittadinanza.
che fa? Copia i 5 Stelle? I 5 che? I 5 Stelle, il partito di Grillo. Io di stelle conosco solo quelle che compongono la corona della Madonnina. Bravo. È ancora capo ultra dei tifosi del Cosenza Calcio. Certo, la fede calcistica fa parte della mia vita. Inoltre, tanti giovani conosciuti nelle curve degli stadi si sono trasformati in meravigliosi assistenti che mi accompagnano e mi sostengono nelle mie missioni in varie parti del mondo. Ultra che usano le mani non per picchiare i tifosi avversari, ma per soccorrere i più bisognosi. Praticamente un miracolo, è la conferma che i miracoli si compiono davvero. In Africa con questi ragazzi ci siamo ammalati insieme, in malaria. Insieme siamo guariti e insieme abbiamo alleviato le sofferenze dei più bisognosi. Ma sa qual è il mio orgoglio più grande? Quale? Sapere che quei ragazzi che sono venuti con me in Africa oggi continuano a fare volontariato a fianco degli ultimi, dei diseredati, giovani che non hanno paura di sacrificarsi e che continuano ad andare nel terzo mondo anche senza di me. Lei è riuscito a redimere perfino la pornostar Luana Borgia. Se è per quello, ho frequentato anche i festival erotici per raccogliere fondi per i bambini africani. Te credo che poi hanno accusato di aver violentato la suora, ma bastava che se la pigliasse con questo, no? Anche questa è una dimostrazione, no? Che lui non c'entrava niente con la violenza della suora.